questa è una partita che eravate sempre in vantaggio, poi nel finale si è capovolto tutto. È un peccato perché stavamo giocando nel migliore dei modi, su un campo sicuramente complicato da giocare a calcio, ma le ragazze avevano interpretato tutto alla perfezione e poi chiaramente probabilmente c'è stato il regalo del rigore e poi disattenzione ovviamente sul calcio d'angolo, però anche sul 3-2 per loro avuto l'occasione grossissima con la Sanchez per mettere la porta per pareggiare, quindi siamo stati comunque sempre in gara contro un'ottima squadra che ha fatto un inizio di stagione sicuramente interessante e importante. C'è il peccato e il rammarico per non aver portato adesso a casa punti, però anche consapevoli che i ragazzi ovviamente hanno fatto un'ottima gara. Monteforte dice che l'intensità che ha messo Sestri avanti non l'aveva mai messa nessuna qua in casa, quindi una delle squadre che ha visto meglio. Vabbè, questo rende onore proprio alla prestazione dei ragazzi, quindi siamo stati in palla, in partita sempre, abbiamo ribattuto colpo su colpo e questo, come dicevo prima, rende onore ai ragazzi, però chiaramente poi sono i punti importanti e in questo caso Luca li ha presi lui. Domenica prossima in casa? Giochiamo mercoledì con la prima classifica, quindi con un impegno infrasettimanale sulla carta proibitivo, dove ovviamente cercheremo in tutti i modi di poter fare un'ottima prestazione senza sbagliare nulla, perché non puoi sbagliare nulla per tentare di portare via qualcosa.